Il tè è verde perché c'è sta la mela verde, gusto mela verde. Ma che cazzo dico? Oh. Ok, Google. Che cos'è il tè verde? Mi devi parlare, però! Ok, Google. Di cosa è fatto il tè verde? Dice Wikipedia. Il tè verde è una variante del tè ottenuta con foglie di Camellia sinensis che durante la lavorazione non devono subire alcuna ossidazione. Ah, non è... non è mela verde, quindi. Aspetta, devo suonare la melodia. No, non le bombe. Aspetta. Ah, piano piano era. Allora, devo disegnare un cazzo qua su questa cosa. Alza la spada. E allora, dove che? In dove che? Che l'acqua, dove che l'acqua gira? Sì. Dove che la bacchetta gira? La bacchetta gira, c'è il punto dove c'è l'acqua. Ok. C'è la palla sotto. La palla sotto. Io ce lo vedo il massimo a fare rapdomante comunque. Che va in giro con la bacchetta a cercare contenuti. Niente. Cos'è? Ma purissima sta roba. Ma è spaventoso. Ma che cazzo è poi? If this isn't the stuff of nightmares, è Mangaka. I don't know what is. There isn't that much info on the video. Ragazzi, è Mangaka dopo che ha mangiato un CBO. Ecco perché la ragazza non vuole che lui mangi CBO. Perché sa che diventa così. Porca troia! Vabbè, se lo sarà magnato. Ma vaffanculo, ma è basso il volume! Calmi. Ce la fate ad unirvi alle partite, ragazzi? Dai, su, sniperatemi, porco due, così giochiamo. Cazzo, col prossimo movimento lo faccio! Sto sì! Sta a fare una tendinite! Così! Così! Nam 1D4, la Disney ha rischiato almeno due volte bancarotta nella propria storia. Tu ne capisci di economia, compie. Io di austro-ungarico, non snob in azienda familiare, on anno un tesoretto, studia poi torna a parlare. Ah, non conosci l'austro-ungarico, però mi pare che ci scrivi in austro-ungarico. Io mi immagino il tedesco che sta così a giocare. Io sto sempre... Sì, giochi con le mani tra le gambe. Come si vedono le palle? Ma non le ho le palle, se sono rientrate nel corpo ormai. Poi quale cazzo è il problema delle palle, scusa? Cioè, se sono le palle grosse come le tette di una donna, che devo fare? Eh? Oh, ma sto tempio romper cazzo. Guarda, tra tutti i tempi che ho fatto fino a mo' erano 3, 2. No! Then we're currently spending. Scusa, uno è divisibile per uno. Pari.
53 non è divisibile per 2. No, aspetta, è vero. Tata, c'è Melina a Roma, facciamo un saltino. Gags. Non adesso. Mi butto di sotto. Ridete! Ridete! Ma dava anche grande importanza alla dieta e studiò. Ma fa di cognome proprio Columbo o il narratore è genzanese? Non è genzanese, il narratore fa veramente Columbo. È per meglio conoscere. Grazie. E quindi modellare alla perfezione il suo corpo. Ma che assassino, ma non lo vedi? Se è un orfanotrofio, non credo. Lui con i soldi aiuta i bambini e li sfama. Te con i milioni che ti diamo ci vai al Mac alle 2 di notte. Tra l'altro ci sono andato anche ieri. Aspetta, ma faccio il contrario, scusa. Secondo me devi andare su carrellini sulla destra. No, che non puoi. Carrellini sulla destra e poi devi andare in insenatura. Ma che cazzo schia mia madre? Ma che cazzo schia mia madre? Vuoi avere un padre sempre pulito e splendente? Falla nel lavandino. Nanni piscia nel lavandino. Quindi, ricapitolando, Nanni piscia nel lavandino e sputa dentro i piatti. No, raga, no. Ma brutto figlio di puttana! Mi ha trattenuto! Diego, cosa vorresti dire con questa frase? Forse che il pubblico di Matteo HS non rientra nei canoni della nostra stream? Tu, Diego, sei lo streamer e non dovresti fare questi scivoloni mediatici. Potresti creare un caso talmente virale da autoimporti una nomea negativa nei tuoi e nei nostri confronti. Contegno e rispetto sempre per i tuoi colleghi e i loro acquirenti che mandano avanti la baracca che ci permettono a noi viewers e voi streamer di divertirci in compagnia. È una domanda. Fare la scarpetta significa raccogliere il sugo rimasto nel piatto con del pane. Non si è certi dell'origine di questo detto. Una delle possibilità è che il pane trascinato sul piatto simuli una scarpa che raccoglie sporcizia dal suolo. Ora arriva la vera domanda.
È possibile fare la scarpetta su questa pipa al sugo? Ma grazie, già leggo per i 500 euro. Ha vinto? Ah, la dovevo grabbare! Devo tenere premuto R2! Non la devo, non devo toccarla con la testa! Mi raccomando, chat, mandiamo segnali positivi al nostro streamer che tanto si impegna a darci un contenuto il quale valga la pena seguirlo, altrimenti cade come un coglione al suo solito. Dai, Diego, siamo tutti con te. Vedrai che supererai questo ostacolo e arriverai al traguardo in men che non si dica. Forza, Diego. Giorno 1557. Diego è in streaming da 1557 giorni di fila e non ha ancora vinto. Nel frattempo il canale Nanny Twitch è stato preso dalla sorella Marina, che ha aperto il pub dell'amica distruggendo Dario Moccia e la sua lore. Diavolo ha avuto 3 figli. La Lazio non ha ancora vinto 1 scudetto e le sub valgono 3 mangaka e 99 kirio, la nuova valuta monetaria voluta dal nostro presidente Nico Pertici. I player in side stremmano ancora, l'MCU è arrivato alla fase 8 e 3 guida la Ferrari. Chi? Ah, è Occhiolino 3. VRL, l'ha assunto la Ferrari. No, per Dio. Tranquillo, ci sono qua io per te. Dai, dai, anche se cadi non fa niente. E però non cadere mentre lo dico che è un casino, poi dai la colpa a me. Oh no, di nuovo lo sapevo. No! No! Sì! Ma che cazzo di urlo è?